Buongiorno, innanzitutto grazie a Libari TV che ancora una volta ci dà la possibilità di raggiungere la nostra comunità e tutti i cittadini che seguono questa emittente. Qui da Bianchi, dove mi trovo nella stanza del sindaco, sono accompagnato dal maresciallo Dell'Oglio della stazione Carabinieri e dal carabiniere Antonio Orioso. Perché ci troviamo qui stamattina? Perché c'è stato un evento molto bello, molto particolare e anche sentito. Se vi ricordate, qualche anno fa a Bianchi i carabinieri individuarono delle ragazze francesi che avevano percorso 6.000 chilometri e mai fermate in nessun posto di polizia, e invece arrivata a Bianchi i carabinieri riuscirono con la loro capacità e umanità a trovare queste ragazze, che poi abbiamo saputo che erano scappate di casa. Di questa notizia, che era il 9 di dicembre, ne parlò perfino Repubblica, e come potete vedere questo è il giornale di quei giorni, dove diceva che alla zona come la Sila, un piccolo paese quale Bianchi, arrivavano queste ragazze francesi. Ebbene, cosa c'entra con questo? Che una TV francese, France 3, ci ha chiamato perché voleva intervistare il sindaco, l'interprete e le forze dell'ordine che si sono adoperate a questo ritrovamento. Dato che loro stanno producendo un documentario, e avendo già documentato con le ragazze Solène e Luisa, dovevano concluderlo con la parte finale, che è quella del lieto fine. E questo è successo stamattina, una video chat, e abbiamo ricordato, ripercorso quei momenti di particolare tensione e di particolare affetto e di successo della vicenda. E quindi in 5 minuti vorremmo ricordare quell'evento che per noi è rimasto nel cuore indelebile, e anche perché sono state ritrovate due ragazze e quindi riportate in famiglia. Di quel momento, oltre che questo ricordo, va ai carabinieri il merito di tutto, e tant'è vero che il Consiglio Comunale ha dato ai carabinieri della stazione di Bianchi un encomio proprio per la loro professionalità, per la loro capacità investigativa, per l'umanità che hanno dimostrato in quel particolare momento a trattare, tra l'altro, con due ragazze che nemmeno parlavano l'italiano. Ringrazio quindi la stazione Carabinieri di Bianchi, il capitano Bologna della compagnia di Rogliano e tutte le forze dell'ordine superiori che di quel caso se ne sono interessate. Io sono orgoglioso 10 volte che la stazione di Bianchi, a capo il maresciallo Dell'Oglio, sia stata quella che realmente ha risolto questo caso. Ne parlarono, come dicevo, tutti i giornali, dal Corriere della Sera, La Stampa, La Repubblica e i nostri, proprio per questo grande, grande successo. E adesso vorrei passarvi il maresciallo che vi racconterà esattamente come si è arrivata all'individuazione di queste ragazze. Buongiorno, grazie sindaco innanzitutto per le parole di gratitudine espresse nei nostri confronti. E ci tenevo a precisare, proprio in relazione a questa particolare vicenda, che sicuramente rappresenta un evento fortuito e non abbiamo fatto altro che il nostro lavoro, ovvero quello di controllare il territorio, motivo per cui proprio nella giornata del 9 dicembre del 2019, unitamente ad altri militari del comando stazione di Bianchi,
venivano individuate queste due ragazze francesi che solo oggi apprendiamo abbiano addirittura fatto un tragitto molto lungo con l'autovettura sottratta ai relativi genitori e hanno fatto 6.000 chilometri. Io la ringrazio nuovamente anche per il supporto che ci ha dato in relazione a quella vicenda, quindi esprimo la mia gratitudine e la gratitudine di tutti i militari del Comando Stazione di Bianchi nei confronti della popolazione e nella persona del sindaco e della consorte che hanno avuto un ruolo molto importante all'interno di questa vicenda. Volendo riassumere, in poche parole, le ragazze venivano notate il 9 dicembre all'esterno, diciamo, dei locali della stazione Carabinieri. Avendo destato sospetto, chiedevamo loro i documenti. Non hanno fornito delle generalità esatte, motivo per cui poi ci insospettivamo e venivano successivamente identificate. Dopo numerose peripezie siamo riusciti, in poche parole, ad arrivare ai dati corretti relativi alle vicende anagrafiche delle due ragazze, Luisa e Solène, che risultavano essere minorenni. E diciamo che anche grazie all'ausilio della signora Mafalda, la moglie del nostro primo cittadino, abbiamo appreso che in banca dati queste due ragazze erano da ricercarsi, poiché il 29 di novembre dello stesso anno, del 2019, veniva denunciata la loro scomparsa alle autorità francesi. L'epilogo è stato sicuramente positivo e motivo di gioia da parte della comunità biancara, nonché da parte nostra e dei relativi genitori che ne hanno potuto beneficiare dal momento che le cercavano. E cosa dire, io ringrazio nuovamente tutti quanti coloro hanno partecipato a questo evento e soprattutto, ripeto, nella persona del sindaco e della rispettiva moglie. Grazie sindaco, le ripasso di nuovo la parola. Grazie al maresciallo che è stato conciso e molto eloquente, ha raccontato questi fatti. Noi siamo orgogliosi che un piccolo paese quale Bianchi di 1200 abitanti dimostriamo che c'è un'attenzione e una vigilanza delle forze dell'ordine 24 ore al giorno. Queste ragazze, lo sottolineo, non sono state fermate per 6.000 chilometri, guardate caso a Bianchi, la solerzia delle forze dell'ordine, che riescono a notare tutto pur non creando nessuna difficoltà a nessuno. In poche parole, siamo controllate senza evitare disguidi. Quindi io ringrazio queste forze dell'ordine che si comportano in questa maniera e viviamo sonni tranquilli grazie al loro operato. E quindi non possiamo che essere contenti e fiduciosi ancora di più. Bianchi è un paese che ama le persone, ha una comunità con un cuore grande e quando arrivano anche persone strane che non si conoscono riescono a essere apprezzate e capite. E come in questa occasione c'è stato l'epilogo più bello che potrebbe essere, definito da alcuni il regalo di Natale per le famiglie, avendo ritrovato le figlie dopo un mese. Grazie a Libere TV ancora una volta per questa grande disponibilità che ci ha dimostrato.